Lucia di The Book al Mount Camp. Raccontaci qualcosa di questo blog collettivo. Già questa cosa ce la devi spiegare, perché tanto noi vediamo una mamma dietro un blog, invece voi siete tante mamme. Come è nata questa idea? Questa volta il progetto è particolare. Siamo in 8 e scriviamo tutte 8 sullo stesso blog. 7 sono quelle effettivamente attive, che si occupano delle recensioni, dell'organizzazione tecnica, piuttosto che del programma editoriale, eccetera. E una è Barbara, mamma felice, che è la nostra mecenate, nume tutelare, ci ha dato lo spazio web, insomma ci ha dato una grossa mano per partire. Noi ci siamo incontrate tutte sul suo forum. È venuto fuori il nostro argomento principale, che era quello dei libri, della nostra grande passione. Da cosa nasce cosa? Abbiamo chiesto se ci apriva veramente un blog che parlasse solo di quello. Ed è nato The Book, che si scrive The Book, ma si legge The Book. O al contrario, ognuno può leggere come vuole. E niente, grande passione per i libri, quindi noi leggiamo tutto, e quello che leggiamo lo recensiamo, quindi la cosa principale che ci può un po' distinguere dagli altri, questa grande passione e la personalizzazione di ogni cosa, quindi quando ci piace lo diciamo, abbiamo detto anche quando non ci è piaciuto. E un'altra cosa interessante è lo spazio per i nuovi autori. Abbiamo dato spazio a quelli che più difficilmente vengono contattati dai grandi giornali, insomma gli spazi più a grande diffusione. Abbiamo parlato dei loro libri, abbiamo anche un'organizzazione abbastanza originale, perché ogni mese troviamo l'argomento del mese e quindi seguiamo quel filo conduttore. Un autore un po' meno conosciuto, quindi lo svisceriamo, leggiamo i suoi pezzi, la sua storia, la biografia e la bibliografia. E la zona, il settore dei bambini, bambini young adult oppure veramente bambini piccoli, quindi leggiamo le storie, diciamo cosa ne pensiamo e le consigliamo alle mamme, alle non mamme. Il blog è rivolto a tutti, perché ci sembra che leggere, amare i libri sia una cosa che va diffusa. E il mezzo internet raggiunge tantissime persone, noi vogliamo avere quello come obiettivo. Parliamo un po' di questo, i lettori in tutti i sensi vi seguono, discutono tra loro, non sono d'accordo con le vostre recensioni, come nasce l'interazione? Purtroppo il settore della lettura è un po' di nicchia e quindi in realtà alla fine vengono, ci leggono, cercano i consigli di lettura, consigli d'acquisto, poi i commenti non sono tantissimi, quindi forse noi pensiamo anche che piace quello che diciamo. Però siamo sempre sul pezzo, siamo sempre lì a fare, siamo tutte mamme, lavoratrici, quindi per noi fare notte, fare tardi per consegnare un post è la normalità, insomma. Speriamo che questa passione, questa voracità si possa trasformare anche in un lavoro. Noi sogniamo quello, sogniamo di avere la nostra redazione virtuale, adesso siamo tutte sparse nelle nostre case in tutta Italia. Perché quindi 8 che siete dislocate, ognuno a casa propria, in posti diversi. Esatto, e la nostra redazione virtuale è il forum, dove proponiamo, facciamo brainstorming continuo, in continuazione proposte, eccetera, ci azzuffiamo anche certe volte, però siccome si scrive, tutto si calma alla fine, votiamo, decidiamo e i risultati secondo noi sono interessanti. Ci piacerebbe che il nostro un interlocutore più grande, che per ora può, non so, essere rivolto solo alla carta stampata, si interessasse al web, perché è quello che vogliamo, insomma, tramite web diffondere i contenuti culturali e una socialità in base a una passione libraria o libresca. Bene, quindi un appello per tutti gli amanti della lettura di venirvi a scoprire e conoscere, e noi un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi.